Amen. Grazie fratello Petrone, un abbraccio a tutti coloro che stanno sintonizzati su questo canale, sui social, da Madrid, Spagna. Oggi ho una parola per te. Rivedi la tua terra. Ho intitolato questo messaggio che il Signore mi ha dato, il Rivedi la tua terra, perché è importante rivedere la nostra terra, il nostro cuore. In Marco capitolo 4, versetto 1 al versetto 20, dice la parola del Signore: di nuovo si mise a insegnare lungo il mare il Signore. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e restò seduto stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabola. E diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, restò bruciata e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe e rese ora il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchie per intendere, intenda. Il versetto 10 dice: quando poi fu solo, i suoi insieme, i 12, lo interrogarono sulle parabole. Ed egli disse loro: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e vengano loro perdonati. Il verso 13 dice, continuò dicendo loro: se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente, quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione e persecuzione a causa della parola subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura, chi del 30, chi del 60 e chi del 100 per uno. Preghiamo questa sera affinché il Signore possa condurci attraverso i suoi pascoli e possa arrivare questa parola nei nostri cuori. Signore, benedici oggi questa parola, donaci le orecchie spirituali per ascoltarla e comprenderla, affinché possiamo rivedere la nostra vita, la nostra terra, la luce di essa e metterla in pratica, questa parola. Apri le nostre orecchie spirituali e la nostra comprensione, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen e amen. Gesù, cari, da buon maestro della parola, insegnava con diversi metodi e uno di questi metodi era le parabole, erano le parabole. Le parabole sono illustrazioni, sono racconti brevi per capire eventi della vita reale con un insegnamento morale, parallelo e spirituale. Non sono favole, non sono allegorie. Gesù insegnava con parabole perché voleva lasciare principi consolidati del regno di Dio. Questa parabola, questa storia che Gesù racconta qui è per spiegare una verità spirituale ed eterna attraverso di figure di cose terrene come la semina, è la principale di tutte le parabole. Questa parabola, Gesù stesso l'ha detto, se comprendiamo questa parabola comprenderemo tutte le altre parabole. È una parabola molto importante perché ci insegna il motivo per cui molte volte la parola di Dio sembra non riuscire a cambiare certe circostanze, certi cuori o persone. Dio non ha problemi, cari, con la creazione, lui li parla, la creazione crea. Lui ha parlato alla tormenta e la tormenta si è quietata. Ma il problema è quando parla alla vita dell'uomo. La parola,
quando parla la vita dell'uomo, ha bisogno della nostra partecipazione. Perciò Dio ci ha creati non come robot, non come computer, ha bisogno della nostra partecipazione e reazione alla parola di Dio. La settimana scorsa io ho parlato del fatto che la parola che esce dalla bocca del Signore non ritornerà mai vuota, Isaia 55:10, ma realizza, dice, lo scopo per cui è stata mandata. Ma ci sono certe circostanze in cui Dio dice qualcosa a qualcuno e forse non si realizza. La domanda sarebbe perché? Perché ci potrebbero essere diverse risposte? Forse non è il tempo del compimento della parola, dobbiamo aspettare i tempi di Dio. La settimana scorsa io ho spiegato, ci sono altre ragioni che sono altrettanto valide per cui Dio parla una parola ma non si compie nel momento. In Marco capitolo 7, verso 9, troviamo che Gesù disse qualcosa di molto importante che forse è anche una delle risposte del perché a volte la parola che il Signore parla o è seminata nei cuori, non si compie. Lui parla ai farisei in Marco 7 e 9, dice: voi rendete nullo il comandamento alla parola di Dio osservando le vostre tradizioni. Cari, ci sono momenti in cui la parola non si compie perché ci aggrappiamo alle tradizioni degli uomini, lasciando il comandamento, la parola di Dio a un lato. Possiamo avere culture, tradizioni che invalidano molte volte la parola del Signore. Non è che la parola non ha potenza. La parola di Dio trasforma, la parola di Dio rinnova, la parola di Dio cambia, riesce a guarire, unisce e potenza di Dio l'Evangelo. Ma noi, a causa delle nostre strutture di pensiero, mentali, culture, costumi, possiamo finire per invalidare, come disse Gesù, la parola di Dio. Può diventare un handicap molte volte la parola di Dio nella nostra vita. E infine, la parola non può consegnare e non può fare ciò che vuole, ma a causa nostra stessa. Per questo motivo ho titolato questo messaggio Rivedi la tua terra, perché non è il seme il problema, il seme è la parola di Dio, non è il problema la parola di Dio, non è il seminatore nemmeno il problema. Il seme, Gesù lo ha detto, è la parola, il seminatore, in questo caso era Gesù che stava parlando, nel nostro caso siamo noi che parliamo la parola del Signore. Il problema, secondo questa parabola, è la terra dove cade questo seme. E la terra mi parla del cuore, mi parla del cuore dell'uomo. Il vero problema del perché la parola non compie molte volte lo stato alla quale è stato inviato, non compie il proposito per il quale è stato inviato, è perché il cuore umano si è indurito, il cuore umano deve essere guarito. Amico, amica, fratello, sorella, il Signore vuole occuparsi del nostro cuore. La parola di Dio dice in Proverbi 23:26: dammi il tuo cuore, dice il Signore, figlio mio, e i tuoi occhi osservano le mie vie. In questa parabola, cari, il Signore ci parla di quattro tipi di terreni, tra i quali viene seminato la parola. Solo uno di questi quattro terreni citati è quello che permette portare molto frutto. Il Signore in questa parabola ci mostra solo il perché il 25% delle persone che ascoltano, ubbidiscono e ubbidiscono la parola di Dio portano veramente frutto. Lasciatemi dire di nuovo e sottolineare questo: il problema non è il seme, il problema non è il seminatore, il problema è il terreno dove cade la parola. Perciò di' con me in questa sera: il mio cuore, la mia terra deve essere guarita, il mio cuore, la mia terra deve essere riveduta. Il Signore dice: se il mio popolo, chiamato per me, si umilia, si pente, si converte dalle sue malvagerie, Lui ci ascolterà dal cielo, perdonerà i nostri peccati e guarirà la nostra terra. C'è una promessa: se noi ci ravvediamo, se noi ci umiliamo davanti al Signore e se noi ci pentiamo delle nostre malvagerie, il Signore viene a guarire la nostra terra. Il Signore sa perché la parabola che sto parlando adesso
non portava frutto nelle persone. La parola porterà molto frutto, la parola porterà cambiamenti, la parola porterà trasformazioni, però c'è bisogno di prima guarire la nostra terra. Il Signore guarirà la nostra terra, il Signore guarirà il nostro cuore. Dobbiamo prenderci cura, cari, della nostra vita, del nostro terreno affinché Dio possa seminare la sua parola in noi e possiamo portare molto, molto frutto. Ma oggi io voglio continuare con questa parabola e voglio dichiarare che il tuo cuore sia sano, le tue orecchie oggi aperte per poter ricevere questa parola e che il frutto possa moltiplicarsi nella tua vita. La prima cosa che voglio farti notare qui è che il Signore racconta in questa parabola, dal versetto 1 al 13, racconta a tutti quelli che stavano ascoltando la parabola, ma dal versetto 14 al versetto 20 spiega questa parabola e soltanto lo fa con i suoi discepoli. Non la spiega a tutti, la spiegazione fu data solo ai suoi discepoli. Ricordiamo che è una parabola. È un racconto della vita reale, della vita su questa terra che rivela principi spirituali. E Gesù nel versetto 14 spiega ai suoi discepoli: il seminatore è colui che semina la parola. In questo caso Gesù, in questo caso ognuno di noi che stiamo parlando del Signore, seminando la parola del Signore. Il seme è la parola indiscutibilmente del Signore. Ma nel verso 15 dice: e questi sono quelli che sono per strada. La parola, la prima cosa che il Signore dice è che il seme cade sulla strada. Questi sono quelli che sono per strada e nei quali è stata seminata la parola, ma dopo averla ascoltato subito, viene Satana e porta via la parola che è stata seminata nei loro cuori. Il primo tipo di terreno è la strada. Il primo tipo di terreno dove cade il seme della parola è la strada, il ciglio della strada. È un terreno duro. Il seme cade e non penetra in questo terreno. Il seme è esposto all'aria, in balia degli uccelli e di coloro che calpestano il seme. Gli uccelli rubano il seme, se lo mangiano e ci sono delle persone che vanno attraverso questa strada e calpestano il seme. Quelli che stanno ai margini della strada, chi sono? Versetto 15, e la parola è stata dichiarata e pronunciata nella vita delle persone, è stata insegnata, ma dopo che viene dichiarata e insegnata, dice che viene Satana e porta via la parola che ha seminato il Signore nei loro cuori. Il Signore parla di uccelli che vengono e se la mangiano. Satana, cari, sa quando Dio sta parlando e ovviamente farà del tutto per poter disturbarti, per poter distrarti, per rubare il seme della parola di Dio nella tua vita. Sapete, in questo momento in cui io sto parlando del Signore, è un momento di maggior attacco spirituale nella tua vita. Ci sono alcuni di voi che quando guardano la TV, i partiti di calcio, non si preoccupano di niente, stanno guardando Netflix, un film e sono rilassati, ma quando iniziano a ascoltare la parola del Signore, una predicazione, cominciate a sentirvi in disagio, cominciate a chiedervi se il fornello della cucina è acceso, se siete usciti da casa, se avete girato la chiave del portone. Alcune persone iniziano a sudare, ci sono persone che si innervosiscono, alcune persone cominciano a preoccuparsi se hanno rimasto il gas aperto, la pentola sulla cucina o hanno dimenticato di accendere o di spegnere, scusa, il piatto di cottura. Ci sono persone che mentre si predicano stanno guardando il cellulare e il WhatsApp a vedere se arrivano i messaggi. Il momento, cari, della parola è un momento di guerra spirituale, il momento in cui si riceve e si ascolta la parola di Dio è una lotta spirituale e uno non si rende conto che vengono gli uccelli, i pensieri, che vengono gli uccelli, le distrazioni, che vengono gli uccelli a rubare il seme e la benedizione della parola di Dio nella tua vita. Amati, Satana è velocissimo a prendere la parola e a portarsela, a prendere il seme e a portarsela quando Dio sta parlando. Allora ci sono gente che è lenta a ricevere la parola e ubbidire, perché Satana viene subito a rubare, in modo che
ruba in fretta. Allora, uno quello che deve fare è ricevere la parola e obbedirla in fretta, non tardare in obbedirla. Sai, ci sono altri tipi di persone che stanno lì nella strada, il seme cade nella strada, che quando sentono che Dio sta dicendo qualcosa, lo ricevono, lo prendono, ci credono e lo eseguono immediatamente. Ecco perciò l'autore agli Ebrei nel capitolo 5, verso 11 dice: voi siete diventati lenti nell'udire la parola. Ma coloro che hanno che la parola va sulla strada sono persone che sono lente, come detto, ad ubbidire la parola, stanno sempre distratti pensando altre cose, ma ci sono persone che non ubbidiscono e non credono, sono increduli alla parola di Dio, e perciò viene il nemico e ruba il seme. Io devo essere credente in tutto ciò che Dio dice nella sua parola. Isaia capitolo 1, versetto 19 al 20 dice: se volete, ascoltate e mangerete il bene del paese. Se non volete, dice il versetto, e siete ribelli, sarete consumati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Se volete, ascoltate e mangerete i beni del paese. Cari, affinché la parola porti frutto nella nostra vita, dovete essere disposti ad ascoltare, volere ascoltare la parola. E questo mi parla di volontà, avere un cuore disponibile, volontario per aprire le orecchie. Sapete perché molte persone non ci riescono? Perché non vogliono. Quando qualcuno mi dice io non posso, la vera domanda è: non puoi o non vuoi? Molte volte non è che non puoi, ma non vuoi. Non c'è la volontà di potere. E il punto 3 della parola che cade sulla strada sono quelli che hanno sempre dubitato, gli increduli, quelli che dubitano, quelli che credono che la parola viene dalla bocca dell'uomo e non dalla bocca di Dio. Sapete, la chiesa di Tessalonica era una chiesa che l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonica capitolo 2 verso 13 dice: per questo anche noi rendiamo grazia a Dio senza sosta, perché quando avete ricevuto la parola di Dio che avete udito da noi, l'avete accettato come, non come parola di uomini, dice, non come parola di uomini, ma come parola di Dio. Questo versetto, cari, è molto potente. Sapete perché molte volte il nemico ruba la parola? Perché noi crediamo che stiamo ascoltando a un uomo quando sta predicando, ma non stiamo ascoltando un uomo, stiamo ascoltando la parola di Dio. La parola di Dio è potente, la parola di Dio è la chiave, alleluia, per cambiare la tua situazione. Gloria al nome del Signore. Non è parola di uomo, ma è parola di Dio. Quando io sto ascoltando la parola di Dio, non ascolto l'uomo, io ascolto il Signore che sta parlando al mio cuore. Molte volte vediamo l'apparenza della persona che sta predicando la parola e il Signore sta predicando attraverso quella persona, e molte volte viene Satana e ruba attraverso i pensieri, quella parola che sta predicando la persona. E questa è la parola che cade sul terreno che si chiama la strada. Ma il Signore continua con questa parabola, e il secondo tipo, la seconda tipo di terra, sono i luoghi sassosi. Il seme cade, dice il Signore Gesù, sui luoghi sassosi, sulle pietre. Dice la parola: sono così anche quelli che sono stati seminati su luoghi sassosi, che quando hanno ascoltato la parola l'hanno subito accolto con gioia, ma non hanno radici in se stesso, ma sono di breve durata, perché quando arriva la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, allora inciampano. Cari, dobbiamo rivedere la nostra terra. Il seme è caduto sulla strada o sta cadendo sui sassi? Questo è il secondo terreno che il Signore ci parla qui nella parola. E questo tipo di terreno è un terreno duro, un terreno roccioso, un terreno pieno di sassi, dove il seme cade e non ha la profondità. A causa delle pietre del terreno, non ha la profondità per poter cacciare le sue radici, non ha la profondità per potersi aggrappare al terreno.
poiché ci sono molte pietre, il seme non può andare in profondità. E Gesù ha detto che queste persone sono persone che quando ricevono la parola sono molto gioiosi, felici nel ricevere la parola, ma mancano di stabilità al momento della prova. La mancanza di radici è ciò che le rende un popolo molto effimero, senza stabilità. Sono persone che non hanno profondità, sono superficiali e troviamo molte volte persone così nella Chiesa del Signore, persone che la parola non riesce a penetrare nella loro vita, sono persone che soltanto vogliono la benedizione del Signore, ma non vogliono le prove, le tribolazioni, le persecuzioni che vengono a causa della parola del Signore. Non abbiamo nulla con ricevere la parola con gioia, ma se non c'è dolore e pentimento prima della gioia, è molto pericoloso ricevere la parola soltanto con gioia. La gioia non è male, ma prima ci deve essere il pentimento vero nella vita delle persone. Il pentimento fa approfondire le radici nel terreno. La vera gioia è quella che viene dopo il pentimento, e così è il Vangelo. E, sapete, queste persone ricevono la parola con molta gioia, ma arrivano le prove e cominciano allora a mettersi tristi e cominciano allora a non poter continuare nel cammino del Signore. Sai, cari, c'è una buona notizia con il Vangelo. Cristo Gesù è venuto su questa terra, alleluia, un giorno per poter morire per ognuno di noi, e Lui ha dato la sua vita e noi abbiamo speranza. Colui che è stato seminato sui luoghi rocciosi, questo è un tipo di persona incoerente, cari. Sono persone che iniziano e non finiscono mai. Iniziano e non finiscono mai le cose. Avete voi visto persone che iniziano a studiare e non finiscono, iniziano un lavoro e non continuano nel lavoro? Così sono le persone che non sono stabili, sono le persone, quel seme che cade in terra rocciosa. La parola del Signore ci dice: chi persevera fino alla fine sarà salvato. Ecco perché la vita con Dio non è una corsa piatta di 100 metri, è una lunga maratona in cui si tratta di giorni, di anni, di decenni, lavorando, servendo e perseverando nel Signore. Ecco perché si inizia bene e si deve finire bene la corsa cristiana. Paolo scrive a una chiesa in Galati, capitolo 3, versetto 1, e dice: «O stolti Galati, chi vi ha stregato, chi vi ha gettato addosso questo sortileggio? Perché non obbedite alla verità davanti a cui occhi Gesù Cristo era già stato chiaramente presentato tra voi come crocifisso. Solo questo vorrei sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o per mezzo dell'udito con fede? Siete così stolti che dopo di aver cominciato con lo Spirito, ora finite con la carne». Così sono quelli che il seme cade nel terreno roccioso, cominciano nello spirito e finiscono nella carne. Non c'è stabilità nella loro vita. Punto numero tre: le persone dei luoghi rocciosi sono le persone fragili, cari, persone superficiali, persone incoerenti in quello che fanno, sono le persone che non sopportano l'attacco del nemico, sono le persone che vogliono, come ho detto, soltanto la benedizione, la gioia, la festa, ma non vogliono le persecuzioni. Sapete, cari, il giorno in cui le cose diventano difficili, si lasciano andare. Così sono le persone che il seme cade in terra rocciosa. Dio sta suscitando una razza di credenti, cari, resistenti, che possano sopportare le persecuzioni e le opposizioni. Questa razza di credenti è quella che Dio vuole oggi suscitare in Europa e nel resto del mondo. Perciò è importante prepararsi, è importante
importante che rivedere il terreno, rivedere il nostro cuore, se la nostra vita, il nostro terreno è un terreno roccioso, dobbiamo togliere le rocce, dobbiamo togliere tutto quello che nella terra impedisce che il seme della parola di Dio possa arrivare e approfondire e avere radici per poter portare molto frutto. E, cari, è impressionante quello che Gesù stava dicendo qui in questa parabola. Mi piace, cari, questa parabola, perché questa parabola ci parla che noi saremo perseguitati per causa del Vangelo, per causa di Cristo. Noi stiamo in un sistema, cari, che non ha problemi con Maometto, non ha problemi con Buddha, non ha problemi con la nuova era, con la divinazione, la stregoneria. No, no, è accettato tutto questo, ma nel momento in cui tu parli della parola di Dio, nel momento in cui tu parli di Gesù Cristo, le cose cambiano, l'atmosfera di dove stai parlando cambiano. Nel momento in cui tu nomini la parola di Dio, nel momento in cui tu apri la Bibbia su un autobus, su un treno e cominci a parlare su un aereo e cominci a leggere soltanto la parola di Dio, cambia l'ambiente intorno a te, le persone cominciano a vederti in modo strano. È impressionante vedere quando queste cose succedono. Sapete perché? Perché c'è persecuzione alla parola, a Gesù, e se tu hai a Gesù nel tuo cuore ti perseguiteranno. Perciò il tuo seme deve cadere in buona terra per approfondire, per avere radici. Gloria al nome del Signore, gloria a Gesù, affinché dovunque tu vada possa essere luce in quella scuola, luce in quel lavoro, luce nell'università, luce e sale nella fabbrica, nel tuo posto di lavoro. Sì, ti perseguiteranno, però se il tuo seme è caduto in buona terra, avrai radici per poter sopportare ogni persecuzione. Perciò oggi alza le tue mani lì dove stai e di devo rivedere la mia terra, devo vedere il mio terreno, se il seme è caduto lungo la strada, se il seme è caduto nel luogo roccioso, perché oggi devo guarire la mia terra, oggi devo rivedere la mia terra. Il terzo terreno che qui parla Gesù in questa parabola è il seme che cade tra le spine. Il verso 18 dice: questi sono quelli che sono stati seminati tra le spine, quelli che ascoltano, capite bene, ascoltano la parola, ma vengono le preoccupazioni di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e la brama di altre cose, e soffocano la parola ed essa diventa infruttuosa. Ecco tre cose molto importanti che Gesù sta dicendo qui: quelli che ascoltano la parola, vengono le preoccupazioni di questo mondo, l'inganno delle ricchezze, le brame di altre cose che soffocano la parola del Signore. Che sono le preoccupazioni di questo secolo, di questo mondo? Cari, le preoccupazioni di questo mondo ha a che fare con le ansie, le preoccupazioni temporanee legate ai bisogni che abbiamo. Gesù ci parla già nel Vangelo, soprattutto in Matteo capitolo 6, versetto 33, che dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose. Quale cose? Il mangiare, il vestire, tutte le cose che ci preoccupano, tutte le cose che sono temporanee, tutte le cose saranno aggiunte, gloria al nome del Signore. Questi sono gli affanni di questo secolo, le preoccupazioni di questo secolo, le paure creano malattia, cari, le insicurezze generano problemi di salute, ed è per questo che il Signore dice che esiste questo tipo di terreno dove cade il seme della sua parola tra le spine, e le spine soffocano il seme. Il seme viene seminato, ma le spine lo soffocano. L'ansia, la preoccupazione, il timore sono spine nella tua vita che non permettono far crescere la parola del Signore in te. Il Signore Gesù ha reso molto chiaro che le persone di questo mondo, i pagani, i gentili, cercano tutte queste cose, ma non noi che siamo i cittadini del regno del Signore. Sapete,
non dobbiamo preoccuparci per il pane, per il lavoro, per i soldi. Il Signore aggiungerà queste cose nella nostra vita se noi cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il versetto, cari, ci parla, il versetto 19 dice anche l'inganno delle ricchezze di questo secolo, le preoccupazioni, l'ansia, il timore, ma anche l'inganno delle ricchezze. Che è l'inganno delle ricchezze? L'amore al denaro. L'amore al denaro, cari, non è che il denaro non è buono, è importante averlo nella nostra vita, ma non è la prima cosa nella nostra vita. I soldi non sono mali, ma la Bibbia dice che il denaro, radice di ogni male, l'amore al denaro. Tu puoi fare molte cose con i soldi. Il denaro ti permette di pagare l'affitto, comprare i cibi, poter concederti una vacanza, acquistare i vestiti necessari per le diverse stagioni, ma c'è qualcosa che è molto pericoloso. È l'inganno della ricchezza. È quando il tuo cuore, nel tuo cuore, c'è soltanto parlare di ricchezza, parlare di soldi, parlare soltanto questo, il pensiero tuo gira intorno a questo, il seme è caduto tra le spine ed è soffocato. Il denaro, cari, è una risorsa, ma non è la fonte della nostra vita. Il denaro è uno strumento che il Signore ci dà. Il denaro può essere un'arma, ma non è tutto nella vita. La fonte della nostra benedizione è il Signore. Ecco perché tu vedrai molte persone con molti soldi, ma depresse. Molte persone con molti soldi, ma vuote. Alleluia. Molte persone con molti soldi, ma si sparano e muoiono perché non hanno la vera felicità. Sapete, ci sono molte persone con belle case, con tantissime case, ma divorziate, infelici, con vuoti nel cuore. Alleluia. Ci sono molte persone con l'ultima macchina, ma non sono veramente felice. Questo è il seme della parola che cade tra le spine. Un'altra cosa, il desiderio di questa vita, il Signore parla, l'inganno delle ricchezze nel verso 19, i desideri di altre cose, desiderare le cose, gli appetiti carnali, i desideri di avere sempre di più l'avidità che c'è nella vita dell'uomo. Questo soffoca la parola del Signore. Ecco perché il Signore dice: quel seme cade nelle spine ed è soffocato. Perciò oggi dobbiamo rivedere la nostra terra e guarire il nostro cuore. Se c'è qualche spina che soffoca la parola di Dio, toglierla. Oggi, perciò devi ascoltare la parola del Signore, togliere ogni avidità e avere pace vera e gioia vera nel tuo cuore. L'avidità, cari, è distruttiva e Satana lo sa. Satana ti vuole distruggere attraverso l'avidità, di mettere pensieri di avidità nel tuo cuore. Perciò di' con me in questa sera devo rivedere la mia terra e devo togliere ogni spina, ogni pietra che ha la mia terra. Devo rivedere la mia terra affinché il seme della parola di Dio non cadi nella strada, tra le rocce e sulla spina. Ma qui abbiamo, cari, l'ultima terra che il Signor Gesù ci parla e perciò voglio la vostra attenzione in questo momento. Abbiamo l'ultima terra, la buona terra che il Signore parla. Il seme cade su questo quarto terreno, la buona terra. Il versetto 20 dice: questi sono quelli che sono stati seminati in buona terra. Ascoltate, coloro che prima di tutto ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto dal 30 al 60 e al 100. Queste persone sono quelle che danno frutto, sono le persone che quando ricevono la parola cambiano veramente la loro vita. Queste sono le persone che quando arriva la parola le loro circostanze veramente cambiano. Queste sono le persone che quando ricevono la parola, essa fa in loro un vero miracolo. Le promesse si realizzano, le profezie si rendono vere nella loro vita. Sono la gente della buona terra. La buona terra ha qualità importanti, cari. Numero uno, ascoltare. Se tu vuoi che il seme cada in buona terra, numero uno devi ascoltare, ma non ascoltare con un udito qualunque, no, è ascoltare totalmente concentrato, è un'udienza che deve essere indivisibile, è un'udienza che deve essere
devi stare combattendo contro il nemico in ogni momento, devi udire la parola del Signore senza distrarti per dare frutti. Udire la parola non è ascoltare quando ti arriva un messaggio sul cellulare e ti arriva sul WhatsApp per andare a vedere che dice il messaggio quando si sta predicando la parola del Signore. Udire con certezza. E questa persona che udisce la parola con attenzione porta frutto, dice al 30, al 60 e al 100. Cari, io ho pensato, cosa diceva il Signore qui? Cosa determina il tuo frutto? La quantità, il 30, il 60 e il 100. Perché alcuni danno al 30 frutto, altri al 60 ed altri al 100? Tutto è determinato, cari, come tu ascolti la parola. Alcuni ascoltano la parola al 30 e perciò danno il frutto al 30. Altri ascoltano al 60, perciò danno frutto al 60. Ma ci sono quelli che l'ascoltano tutta, la ricevono tutta, alleluia, al 100% e perciò danno frutto al 100%. Per questo Gesù ha detto: con la misura con la quale tu misuri sarai misurato. Se tu misuri al 30, riceverai al 30, al 60, al 60, al 100, al 100. Non tutti ascoltano la stessa cosa. Ci sono persone che quando ricevono la parola, hanno tutta l'attenzione sulla parola, non c'è niente di più che la parola, ma ci sono altri che quando sentono la parola, i loro pensieri, come ho detto, stanno in un'altra dimensione, stanno in un altro posto. Devi ascoltare attentamente la parola se vuoi dare frutto al 100%. Non puoi ascoltare la parola, come ho detto, e vedere i like che ti stanno mettendo sull'Instagram. Non puoi ascoltare la parola e avere l'udito ascoltando quello che sta dicendo l'altra persona, perché allora non ricevi al 30, non ricevi al 60 e non ricevi al 100%. Ma l'altra cosa che voglio dirti, la buona terra, il seme che cade sulla buona terra sono le persone che accolgono la parola, ascoltano e accolgono la parola. Sapete, accogliere, ricevere è un'arte. È un'arte, cari. Ci sono persone che non sanno accogliere a una persona, per esempio, non sanno far sentire benvenuto a una persona, a qualcuno. Quando arrivano a casa, le persone si sentono rifiutate, si sentono cacciate via. Noi dobbiamo imparare ad accogliere, la parola del Signore nella nostra vita. Gloria al nome del Signore. Non accogliere con un modo di ascoltare, pensando e vedendo ad altre persone mentre stai ricevendo a qualcuno che ti sta parlando la parola del Signore. Dobbiamo accoglierla attentamente. Lentamente per poter portare frutto al 30, al 60 e al 100%. La tua attitudine quando accogli la parola di Dio deve essere un'attitudine di stare attento, di fare con la testa e dire: sì, Signore, voglio ricevere di più. Gloria a Dio, alleluia. Quando il pastore sta predicando, dire amen alla parola che sta predicando, consentire con la tua testa. Questo è ricevere, accogliere la parola del Signore. Questo significa che tu stai attento e che hai fame e sete della parola del Signore. Sai, quelli che hanno fame e sete della parola del Signore saranno saziati, dice il Signore nella sua parola. Per portare frutto, cari, e voglio finire oggi con questa parola: rivedi la tua terra. Hai una buona terra dove stai ricevendo la parola, dove stai dando frutti al 30, al 60 e al 100? Stai accogliendo veramente la parola di Dio con le buone attitudini per accogliere la parola di Dio nel tuo cuore? Devi donarti alla parola nella misura in cui ti doni, tu generi e produci al 30, al 60 e al 100. Quindi tutte le persone che vedi portare frutto, cari, per il regno di Dio, sono perché si sono donate prima di tutto a Dio senza riserve e incondizionalmente. E con questo voglio lasciarti: arrenderti oggi, arrenditi a Gesù oggi, arrenditi a Lui oggi, dai il tuo cuore al Signore e digli: Signore, se stai ascoltando per prima
prima volta questa parola di Signore, sto rivedendo la mia terra, voglio essere buona terra, voglio ricevere il seme della tua parola, il Vangelo puro nella mia vita per avere frutti al 30, al 60 e al 100 per uno. Questa sera soltanto devi dire: Gesù, ti voglio ricevere nel mio cuore come unico e sufficiente Salvatore nella mia vita. Quando io ho fatto questa preghiera, 40, più di 40 anni fa, ho fatto questa preghiera, il Signore è venuto alla mia vita e sapete, c'erano molte cose nella mia vita come l'ansia che dominava i miei pensieri e la mia vita e c'erano malattie psicosomatiche che erano a causa dell'ansia. Il Signore cominciò a trattare la mia vita con la sua parola ed oggi posso dire che il Signore mi ha guarito di tutte queste cose e non soltanto mi ha guarito di tutte queste cose, delle preoccupazioni, della tristezza, dell'ansia, della depressione. Ma il Signore ha fatto una grande opera e stiamo dando frutti. Alleluia, per la gloria del Signore. Perciò oggi, se tu stai ricevendo questa parola, apri il tuo cuore, digli: Signor Gesù, entra nella mia vita. Oggi ti ricevo come unico e personale Salvatore nella mia vita. Oggi, Signore, rendo la mia terra, il mio cuore a te, Signore, affinché la tua parola sia seminata nella mia vita. Oggi tolgo le pietre, i sassi della mia terra. Oggi tolgo le spine dalla mia terra. Oggi tolgo ogni cosa che non ti conviene, che non conviene, Signore, affinché la tua parola possa essere seminata e possa dare frutto nella mia vita. Alza le tue mani questa sera lì dove stai e digli: Signore, qui sono davanti la tua presenza. Alleluia. Digli: Signore, non sono uno di quelli lungo la strada, non voglio essere uno di quelli che la parola cade lungo la strada e non ubbidirla e non crederla. Non sono uno di quelli in cui la parola cade nella terra piena di pietre. Non sono uno, Signore, di quelli che la parola cade tra le spine. Voglio, Signore, essere uno in cui la parola cade in buona terra. Oggi tutto ciò, alleluia, che non mi permette di portare frutto, io lo strappo dalla mia vita. Tutto ciò che non mi permette portare frutto, Signore, lo tolgo dalla mia vita nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie, Signore, grazie, grazie, nel nome potente di Gesù che è benedetto in eterno. Cari, Gesù ha dichiarato questa parabola e Gesù ci ha dato questa parabola per insegnarci il vero valore di avere una buona terra per portare molti frutti. Dio ti benedica in questa sera e sicuramente il fratello Petrone sta già tra la tenda per poter ricevere e poter chiudere questo programma. So che è stato un po' lungo, però importante per la nostra vita spirituale. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.